aspetta l'uomo giusto, un lavoro stabile, la casa. Intanto gli anni passano e per molte donne il momento di diventare mamma si sposta troppo in là, quando le probabilità di restare incinta si abbassano drasticamente. Per fermare l'orologio biologico, una soluzione ci sarebbe: congelare gli ovuli oggi per avere un figlio domani. Sono in un centro privato di fecondazione assistita di Bologna dove si effettua questa pratica. Stiamo assistendo adesso all'intervento di prelievo degli ovuli, che verranno poi congelati e messi da parte per un'eventuale futura gravidanza. Questa donna ha 30 anni. Non pianifica un figlio, ma ha deciso di essere previdente. Si è sottoposta a una stimolazione ormonale per produrre più ovuli, così da raccogliere e conservare una piccola riserva della propria fertilità, che in futuro potrebbe tornarle utile. L'intervento è rapido. Dopo l'aspirazione, il laboratorio analizza la presenza e la qualità degli ovociti, che poi verranno congelati. Ma qual è il vantaggio? Se prendiamo una coppia in cui la donna ha 40 anni e le probabilità di avere una gravidanza sono intorno al 15%, se prendiamo gli ovociti di una donna di 25 anni, quella donna avrebbe probabilità quasi del 50%. Avere a disposizione ovuli più giovani garantisce quindi maggiori probabilità di successo con le tecniche di fecondazione assistita. Se per caso, come ovviamente accade nella maggior parte delle pazienti, che la gravidanza viene spontaneamente, quelle cellule uovo verranno buttate via. Non si tratta di embrioni, cioè di ovuli già fecondati, ma di cellule, e la legge italiana non ha nulla in contrario. Nella maggior parte dei casi, il congelamento degli ovuli si fa per ragioni mediche, per esempio se la donna deve sottoporsi a cure che potrebbero renderla sterile. Poche ancora quelle che lo fanno a pagamento a scopo preventivo, come questa ragazza. Per le donne che non hanno più ovuli o che hanno problemi di sterilità, ci può essere un'altra soluzione. Oggi molte donne vanno all'estero per utilizzare gli ovuli di donne più giovani. Spagna, Svizzera e Repubblica Ceca sono le mete più gettonate. È la cosiddetta fecondazione eterologa, in cui l'embrione è ottenuto grazie a un donatore esterno alla coppia. In Italia, questa pratica è vietata dalla discussa legge 40, che regolamenta la fecondazione assistita. È in aumento il numero di coppie che chiedono aiuto alla scienza per avere un bambino. In Italia circa 70.000 donne ogni anno si sottopongono a trattamenti di fecondazione assistita nella speranza di restare incinte. Mi trovo in uno dei centri pubblici, all'ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna, che cerca ogni giorno di esaudire questo sogno. Il centro, guidato dalla dottoressa Eleonora Porcu, è il più grande d'Europa. Tutti questi bidoni che vedete sono pieni di azoto liquido e all'interno ci sono spermatozoi, ovociti, embrioni, tessuto ovarico, quindi c'è una vita. In questo momento una ricercatrice sta fecondando l'ovulo di una paziente. Manovra due micropipette attraverso una sorta di joystick. Con una tiene ferma la cellula uovo e con l'altra inietta lo spermatozoo al suo interno. Ed ecco, sotto gli occhi del microscopio elettronico, la vita che inizia a svilupparsi. L'embrione appena formato sarà presto trasferito nell'utero della donna, che forse tra 9 mesi potrà cullare tra le braccia il proprio bambino. Il centro di fecondazione assistita qui di Bologna è stato il primo in Europa a proporre la conservazione degli ovociti alle donne con problemi medici. Che tipo di risultati avete avuto finora? Abbiamo ottenuto la prima gravidanza al mondo in una paziente che aveva un tumore ovarico
e che ha perso completamente le sue ovaie. Prima di avere la rimozione chirurgica delle ovaie, siamo riusciti ad aspirare alcuni ovuli e quando la paziente è guarita dalla sua malattia, ma purtroppo non aveva più le ovaie, abbiamo scongelato alcuni ovuli, impiantato gli embrioni e sono nate due bellissime bambine. Oggi il congelamento degli ovuli offre un'arma in più alle donne in cerca di un bimbo. In prospettiva ci sono sperimentazioni veramente entusiasmanti che stanno studiando come congelare l'intero ovaio, cioè riuscire a prendere un ovaio che magari rischia di andare in menopausa, rischia di essere danneggiato, metterlo al freddo assoluto e tirarlo fuori dopo 10 anni, potendolo reimpiantare e facendogli ricominciare la propria funzione riproduttiva. In Italia circa 10.000 bambini all'anno vengono alla luce grazie alle più moderne tecniche di fecondazione artificiale. Ma gli aspetti controversi non mancano. Fa discutere, per esempio, il congelamento degli ovuli fecondati, cioè gli embrioni, una pratica oggi di nuovo consentita. L'importante è non sconfinare nella produzione di un numero esagerato di embrioni che poi rimangono abbandonati, che crescono numericamente nei nostri centri di fecondazione assistita e che non hanno un destino definito. Abbiamo alcuni embrioni che giacciono da noi da 20 anni. Ecco, che cosa fare di questi embrioni rimane un grande punto interrogativo e anche qui un dilemma etico. Per alcuni si tratta di un agglomerato di cellule, ma per altri gli embrioni sono già individui. Altro aspetto critico è la diagnosi preimpianto, ovvero l'analisi genetica dell'embrione per scoprire se è sano oppure no prima di avviare la gravidanza. Concettualmente si tratta di selezione. Ecco, è giusto selezionare sia pure alle radici della vita, ma pur sempre vita umana, è giusto selezionare, quindi mettiamo da una parte i malati e dall'altra i sani. Chi è contrario parla di eugenetica e condanna l'idea di scegliere a tavolino il figlio perfetto. Ma oggi chi chiede la diagnosi preimpianto dell'embrione lo fa perché soffre di una malattia genetica che vorrebbe risparmiare al figlio. Teresa, insieme al marito, ha lottato duramente per ottenere questo diritto. Accetta di parlarmi, ma chiede il rispetto della privacy. Dopo che ci siamo sposati abbiamo deciso di avere un bambino, però sapevamo che la possibilità di generare un bambino malato sarebbe stata del 50%, perché io ho la talassemia e mio marito è portatore della stessa patologia genetica. Che cosa comporta la tua patologia, la talassemia? Comporta trasfusioni di sangue ogni 15-20 giorni, comporta una terapia ferrochelante che serve a eliminare il ferro introdotto dalle trasfusioni per tutta la vita, per non parlare di altre complicazioni, problemi cardiaci, problemi al fegato, alle ossa, di fertilità come il mio caso. Teresa è sterile. La sua unica speranza di diventare mamma è la fecondazione artificiale. Per questo si rivolge all'ospedale microcitemico di Cagliari, ma chiede di effettuare il test genetico sull'embrione prima di iniziare la gravidanza, per escludere che sia malato della sua stessa malattia. I medici però si rifiutano. Credo che ogni genitore voglia proteggere il proprio figlio da tutto, da un raffreddore, da un'influenza. Figuriamoci da una malattia cronica così importante. Ecco. Per Teresa e suo marito tutte le strade sembrano sbarrate. In Italia nessuno dei 76 centri pubblici di fecondazione assistita effettua l'esame. Solo 3 cliniche private fanno la diagnosi preimpianto, quindi con un costo esorbitante. La coppia decide di dare battaglia con l'aiuto dell'associazione Luca Coscioni, che sostiene gratuitamente la causa. Abbiamo fatto questa battaglia e abbiamo vinto finalmente.
È una sentenza storica. Per la prima volta dall'entrata in vigore della legge 40 si riconosce il diritto alla diagnosi preimpianto per le coppie infertili affette da malattie genetiche. È una grandissima vittoria, una felicità incredibile avere la possibilità di diventare mamma e papà e di poter pensare di non trasmettere questa malattia. Io ho sempre pensato a un figlio come un dono e non mi sono mai concessa il lusso di sognarlo. Parlo dalla parte di chi la malattia ce l'ha e non è che vuole un figlio con gli occhi azzurri o con i capelli biondi, desidera evitargli questa sofferenza, questo dolore, queste difficoltà, ecco. Il caso di Teresa fa riflettere. Perché le ragioni di una donna che desidera diventare mamma si scontrano con l'essenza stessa della vita umana. Sarà mai possibile conciliare scienza, etica, religione e libertà individuale? La domanda, per ora, resta aperta.